Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi uno svuota la spesa Eurospin. Vi faccio vedere cosa abbiamo preso con queste cose per conto di arrivarci fino allo stipendio. E niente, partiamo subito. Allora, una confezione di Scottex, due veli da 4 rotoli, un cartone di pere per la felicità di Gabriele. Una confezione di carta igienica gigante, un sacchetto di arance, perdo i capelli. Poi ho trovato che avevo visto lo svuota la spesa. Allora, ho visto anche nello svuota la spesa della Cati questo Dual Power Professional lavatrice al profumo di cocco. E quindi pensate che potevo lasciarlo là? No. Poi c'è scritto che è senza microplastiche e che quindi è usato 35% di plastica in meno, perciò il profumo è buonissimo e si sente già anche col tappo, così vedete qua è chiuso, si sente già il profumo di cocco, quindi vi lascio immaginare poi sui vestiti. E la confezione è da 2 litri. Poi in offerta ho preso l'ammorbidente della Dexal, la bottiglia da 5 litri, così almeno per un po' ce l'ho. Ovviamente per questo tipo non vado a usarlo, ma per tipo detersivo in polvere per la roba bianca, siccome non ha profumo, ci metto un po' di ammorbidente. Poi ho preso una confezione di bottigliette di acqua piccola, un cartoncino di mandarini e un cartoncino di finocchi. Sono quattro giganti, io ne volevo quattro, quindi perfetto. Vi lascio lo scontrino sempre in fondo alla spesa e adesso andiamo, metto a posto questo e prendo l'altra roba. Poi ho preso una confezione di cereali, questi qui anelli al miele, e una confezione di Chocorice al cioccolato. Poi due pacchi di questi wafer alla nocciola, qui ce n'è solo uno, l'altro è in un'altra borsa, poi ve lo faccio vedere. Poi quattro confezioni di questi tortelloni ricotta e spinaci, che sono da 1 kg, 2 per 500 grammi, da fare o al burro o col pomodoro. Mi piacciono e tanto scadono a marzo non ci arrivano sicuramente. Poi 8 di questi formaggio fresco spalmabile che noi usiamo da mettere sulla piadina oppure per fare un panino oppure boh, per tante cose. Comunque è buonissimo, veramente buonissimo questo formaggio. Poi le fette biscottate integrali, una confezione, due cavolfiori, tre melanzane perché vorrei andare a fare le pizzette. Poi abbiamo preso 5 tè al limone per Giorgia da portarsi quando si ferma a pranzo al sacco a scuola. L'olio di oliva perché l'avevo finito, anche il bottiglione che adesso non è in offerta, allora ho preso la bottiglia. Due creme al caffè che come vedete sono senza olio di palma, senza conservanti e senza glutine. Poi quattro confezioni di grana padano, qui ce n'è solo una, qualcun'altra sarà in giro. Tieni. I tortini, carote e mandorle, quindi le nostre vecchie camille. Poi questi noccio bisque, che sono come Nutella biscuit. Due confezioni da 10 hamburger di questi qua surgelati. Poi ho preso due cotte maionese per Giorgia, questi tramezzini, così almeno li ha appunto per quando fa pranzo al sacco. Queste cose di lì ho già fatto vedere. Poi ho preso delle patatine, questa qui è la confezione dove ci sono 6 pacchetti. Ho preso queste qui, chips croccanti, che sono tipo non mi viene la patatina. Vabbè, comunque avete capito, no? Sì, ma sono tipo quelle famose, le chipster si chiamano, quelle famose mi sembra. Poi, sempre uguale però di patatine classiche e poi queste qui a formaggio.
un pacco di riso da 2 kg e alla fine non abbiamo preso una cosa. Niente, praticamente la felicità nostra è che le patatine sono senza glutine. Aspettate, tutte Mamma, me lo quante. ricordo perché capire l'anno scorso li aveva già E mangiati. quindi le può mangiare anche lui. Bene, questi sono da mettere a posto. Poi ho preso 6 di panna, ma qui ce ne sono solo 5, una ancora sparsa, di panna da cucina. Poi 2 di tiramisù, questo qui amo essere senza lattosio, che è anche senza glutine. Ne ho presi 2, uno per Gabriele e uno per Maurizio. La crema alla nocciola, anche questa qui è senza glutine. Poi i frollini con granelli di zucchero, i frollini con zucchero di canna, succhi, 2 confezioni di questi qua, la pera, 2 ace, 2 pesca e 2 albicocca, ma ce ne sono ancora altri. Vi faccio vedere questi perché sono quelli che ho trovato fino adesso. E niente, adesso prendiamo altra roba. Poi abbiamo preso 3 di queste di questo cotto a dadini senza glutine e senza lattosio. Tieni Giada. I succhi ne abbiamo presi 2, mela e banana. Li ho visti da uno svuota la spesa di Robertina, li ho provati a prendere anche a loro ne vanno matti come Federico, quindi perfetto, via. Poi queste tortine di farro con zucchero di canna e con uova fresche. Non so dentro quante ce ne sono, penso 6. Ne assaggerò una anche io un giorno a colazione per dirvi come sono. Tieni Giada. Poi i wurstel Giada ha preso questi qui, che sono pollo, suino e tacchino, e sono senza glutine, hanno la confezione così doppia. Ne abbiamo prese 2. Tieni. Poi 4 confezioni di cuori di iceberg da mettere in mezzo alla piadina principalmente. Poi per il micio abbiamo preso che sempre guardando il video della Cati dello svuota la spesa ho pensato che potrebbe essere un'idea carina anche per il mio gatto, per il nostro gatto, visto che è rimasto solo lui, invece delle pappe che poi si aprono, rimangono a metà, devo mettere in frigo, così la apro, gliela do tutta e abbiamo preso 16 confezioni di tutti e 4 i gusti, c'è manzo, salmone, poi pollo e vitello. Ok, tieni Giada. Poi li ha scelti Giada, abbiamo preso i cracker, questi qui con pomodoro e origano. E sono 10 pratiche confezioni da portare a scuola, un pacchettino per cambiare, come dicevo, per non portare sempre la brioche o comunque la cosa dolce una volta, così hanno anche la cosa salata. Poi, sempre per la colazione da portare a scuola, questi cracker dolci che dentro sono ripieni di frutti di bosco, e ci sono 5 confezioni da 3 cracker ciascuna. Poi 4 pasta sfoglie fresca, questa qui rettangolare, la tengo lì magari sia da fare dei dolcetti oppure da fare qualche torta salata, dei succhi da bere quando sono a casa. Ho preso 100% succo tropicale, nettare 12 frutti, BCE con frutti di bosco, si chiama BCE perché con vitamina BCE, e poi l'ace. Poi i plum cake integrali con farina 100% integrale, fonte di fibre, yogurt italiano, qui ce ne sono 6, proverò ad assaggiarne uno sempre in una di queste colazioni, perché dal primo ci rimettiamo un pochettino in riga, quindi queste cose qui saranno la mia colazione e assaggiamo come sono, ma li do anche a loro da portare a scuola senza nessun problema. Poi i frollini con confettura di mele, che sono i preferiti di Giorgia. E poi ho preso un po' di affettato, sempre principalmente per la piadina, però poi alla fine,
Abbiamo preso due di salame ungherese, prosciutto cotto scelto, ne ho presi due ma sarà ancora in qualche altra borsa, mortadella 4, salame Milano 2. La quarta della mortadella sarà insieme all'altro prosciutto. Poi ho preso la crema alla nocciola bigusto, nocciola e latte, una marmellata ai frutti di bosco, una marmellata alla pesca, una marmellata arancia mare che piace a Maurizio e una marmellata alle fragole. Due pacchetti di pan carré, appunto, magari anche per cambiare, fare il panino con la marmellata o la Nutella da portare a scuola. Tre pacchi di gnocchi di patate, questi senza glutine, che sono nel frigo. I wafer al cacao, due confezioni. E i wafer alla nocciola, questi qui da mangiare a casa per merenda. Poi un minestrone da 1,5 kg. Poi due confezioni di pancetta arrotolata per Sabrina. I biscotti ai cereali con crema allo yogurt, questi qui li ho già assaggiati, sono buonissimi. Sono 5 confezioni da 50 grammi e sono veramente molto buoni. Poi le farci milk, sempre da portare a scuola. I wafer al cacao, questi qua con 5 pratiche confezioni, sempre da portare a scuola. Non so, mi ricordo se ve l'ho già fatte vedere, mi sembra di sì, però le ho prese anche alla nocciola, due confezioni. Poi la pizzarella per fare le pizzette di melanzane. Due tramezzini tonno e maionese per Giorgia, sempre da portare a scuola quando fa pranzo al sacco. Poi mi è venuta voglia, ho preso i pomodori, lo so che non sono di stagione ma avevano anche un odore abbastanza buono, quindi li abbiamo presi. Questi bisogna lasciarli fuori per la piadina. Poi due pacchi di carote da 1 kg, tre pacchi di gnocchi di patate da 1 kg. Le pappe per il cane ne abbiamo prese 4 e 4. Poi abbiamo preso due pacchetti di cavolini di Bruxelles, 4 broccoli e 2 cavolo romano. E basta, questa qui è tutta la spesa dell'Eurospin. Vi ricordo che vi lascio adesso poi lo scontrino con i prezzi. Spero che vi sia piaciuta, fatemi sapere se anche voi prendete queste cose che abbiamo preso noi, se avete da consigliarci altre cose da prendere all'Eurospin. Fateci sapere, insomma, sotto nei commenti, piano, perché questi si rompono, ne porti una alla volta, grazie. E noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!